Goletta Verde continuerà il suo viaggio alla volta dei litorali marchigiani dopo aver analizzato lo stato di salute delle acque abruzzesi. I risultati dei prelievi effettuati rilevano criticità in 4 punti su 8, con 3 tratti fortemente inquinati da Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Esattamente tra Martinsicuro ed Alba Adriatica, alla foce del fiume Vibrata, a Francavilla al Mare, presso la foce del fiume Alento, e a San Vito Chietino, presso la foce del fiume Feltrino. Un quarto tratto inquinato si rileva invece a Rocca San Giovanni, in località La Foce. I dati del monitoraggio sono stati presentati questa mattina a Pescara, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso l'ecospiaggia. Enrico Stagnini, direttore di Legambiente Abruzzo, possiamo tracciare un bilancio di Goletta Verde? Come è andata quest'anno rispetto all'anno scorso? Rispetto all'anno scorso facciamo un piccolo passo indietro, vediamo che le aste fluviali sono quelle più inquinate, chiaramente. Sicuramente la depurazione è il nodo della questione, e tanto che siamo ancora in infrazione da parte dell'Europa proprio per la depurazione delle acque. Quali sono i punti che avete attenzionato? Sono state le aste fluviali, ma ciò che è importante ribadire è che vanno assolutamente potenziati i sistemi di depurazione, perché se l'acqua in mare può essere buona, sicuramente alle foci dei fiumi questo non accade. Il lockdown aveva dato una mano anche un po' a ripulire l'ambiente, perché le attività umane, industriali si erano fermate, insomma. Adesso il fatto di ricominciare tutto magari non aiuta in questo senso. Questa è proprio la riprova del fatto che i sistemi di depurazione e di gestione delle acque non sono dimensionati per il turismo quando questo è di massa, e per quanto riguarda i reflui industriali la Goletta non monitora quelli, ma semplicemente la qualità delle acque di depurazione. Quindi è proprio la riprova del fatto che quando le condizioni sono normali o l'attività antropica è bassa, la qualità delle acque è buona, l'ecosistema marino ce la fa a depurare da solo, così come quelli fluviali. Quando invece c'è una pressione antropica maggiore, il sistema collassa. Cristiana Biondo, portavoce di Goletta Verde. Esiste un portale delle acque dove appunto sono individuati tutti quanti i punti, vengono dati appunto delle informazioni riguardo all'acqua, alla balneabilità delle acque, vicino appunto alle foci dei fiumi, che molto spesso sono acque abbandonate. Quindi l'autorità competente non fa dei monitoraggi in quelle acque abbandonate, perché sono appunto caratterizzate per essere non balneabili. Il problema è che molto spesso il cittadino non lo sa questo, e quindi la nostra denuncia è anche questa, no? Andare ad informare cittadini.